Ciao, ti vuoi presentare? Certamente. Buongiorno, mi chiamo Gabriele e frequento in Bocciani Fermi la classe quinta di edilizia di studi per servizi dell'agricoltura e lo sviluppo rurale. Ciao, mi chiamo Francesco e frequento l'istituto Pinga Serra di Stagli. Faccio la quinta C dell'indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Quando hai partecipato al nostro laboratorio sulle politiche attive del lavoro? Ho partecipato a questo laboratorio nel mese di febbraio. Ho partecipato al laboratorio nel mese di ottobre scorso. Il laboratorio è stato utile nel trasmettere informazioni e conoscenze spendibili nel tuo percorso di studio oppure nel tuo percorso lavorativo futuro? Certamente, mi ha permesso non solo di avere numerosissimi nuovi vantaggi durante il percorso di studio attuale, mi ha permesso anche di valorizzare le lezioni e le capacità una volta terminato questo percorso di studio. In ogni caso mi ha permesso anche di capire quali sono i punti di debolezza e come affrontare in caso questi punti per migliorarli. Sì, penso sia stato utile perché mi ha fatto riflettere su tutte le varie opportunità che ci sono, sia a livello lavorativo sia a livello dello studio, ecco, sul mio territorio soprattutto. Hai già deciso cosa farai dopo il diploma? Dopo il diploma mi iscrivo all'Università Italiana di Reggio Calabria e seguirò la facoltà di biologia alimentare. Beh, dopo il diploma, dopo varie riflessioni, ho capito che la cosa migliore da fare è continuare il mio percorso di studi. Infatti penso che mi iscriverò alla facoltà di ingegneria. Quali conoscenze senti di aver acquisito? Questo percorso mi ha insegnato come fare una ricerca del lavoro efficace e anche come farla soprattutto in autonomia. Mi ha insegnato ad utilizzare anche gli strumenti come il curriculum vitae e anche la lettera di presentazione che tra l'altro abbiamo anche fatto insieme durante questo progetto, durante questo laboratorio. È anche fondamentale conoscere cosa che ci hanno effettivamente insegnato e abbiamo appreso. Quali sono anzi i servizi che cerco di rendere goffe e quali possono essere utili nella mia carriera attualmente di studente, ma anche una volta finita la scuola, per il mio futuro? Sicuramente sento di aver acquisito il modo in cui effettuare una ricerca di lavoro, un lavoro efficace, l'importanza di strumenti quali per esempio il curriculum vitae, il curriculum europeo oppure la lettera di presentazione, l'importanza dell'autoimprenditorialità, soprattutto nel nostro territorio, e come dire, tutti quei vari servizi che il centro per l'impiego offre agli studenti, soprattutto anche a me, che sono un neodiplomato. Come pensi possano esserti utili una volta finito il tuo percorso scolastico? Sicuramente mentre riprendo tutti gli insegnamenti che ho acquisito durante questo laboratorio, migliorerò anche il mio curriculum, anche la lettera di presentazione, questo mi permetterà di avere più facilità di trovare un lavoro, ma anche soprattutto vorrei essere attaccato al centro per l'impiego, un po' che con la parola offre davvero tantissimi servizi utili a me e a chiunque come me sta appunto seguendo questo percorso. Beh, sicuramente non è da escludere la possibilità di iniziare un'attività lavorativa durante il mio percorso di studio universitario, anche ad esempio facendomi supportare dal centro per l'impiego per ricercare un'attività lavorativa più adatta a me. Quale tra i temi trattati ti ha maggiormente colpito? Vorrei rispondere a questa domanda una cosa che mi ha colpito molto durante questo percorso del laboratorio, ovvero la ricerca del lavoro è un lavoro. Questo sta a significare come parole che effettivamente ci vuole molto impegno, costanza e anche attenzione, come quasi fosse un vero e proprio lavoro. E sicuramente oltre a questo mi ha colpito molto anche tutta la serie delle competenze trasversali, che poi si riescono in grandi skills e soft skills. Beh, il tema che mi ha maggiormente colpito è quello relativo alla tua imprenditorialità. Perché penso che nel nostro territorio, ma anche come dire, in tutti i territori, in tutti i posti, ci sia bisogno di giovani attivi con delle idee innovative e soprattutto anche il tema delle competenze trasversali, che è particolarmente colpito. È stata per te quindi un'occasione per prendere consapevolezza di quelle che sono le tue competenze trasversali? Certamente, non avrei mai pensato che le competenze trasversali possano aiutarmi nel mio percorso di ricerca del lavoro. Tra l'altro ho anche notato come effettivamente io possieda una di queste molto importante, quella leadership, che è venuta fuori analizzando effettivamente appunto i miei punti di debolezza e di forza, che durante il laboratorio sono stati i punti focali del nostro incontro. Sì, molto, perché infatti io non pensavo che delle capacità comunicative e relazionali fossero così importanti e soprattutto così richieste nel mondo del lavoro. Pensi di chiedere un supporto al centro per l'impiego per la ricerca di un lavoro oppure di un percorso di orientamento?
Assolutamente sì, anche per valorizzare tutte le capacità che ho acquisito e che sicuramente saranno spendibili nel mondo del lavoro. Sì, sicuramente dopo essere stato a conoscenza di tutti questi servizi del Centro per l'Impiego offre, penso di chiedere, anzi sono sicuro di chiedere un supporto al Centro per l'Impiego adesso, anche dopo il diploma per quanto riguarda l'attività lavorativa, ma anche in futuro per quanto riguarda un percorso di autoimprenditorialità, per esempio. Sei già iscritto al Centro per l'Impiego? No, ma penso di iscrivermi il prima possibile per usufruire di tutti i servizi offerti. No, ma lo farò sicuramente. Grazie ragazzi per la vostra partecipazione. È un grossissimo in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie a voi, è stato un piacere.